al concerto di Crystal Ship se inviterai Morrison. Come no? È la prima persona che desidererei invitare. Dei Doors avrei voluto vedere un qualsiasi concerto che facevano al Whisky Hugo all'inizio, ancora prima di diventare molto famosi. Un momento buono per peccare. Ocean Lady, Ocean Lady. Il più bel concerto a cui ho assistito è un sacco di anni fa, forse nell'80, non mi ricordo, 5, 6, e di Jacopo Pastorius, proprio poco prima che, nel periodo immediatamente precedente alla sua morte, quindi è stato un concerto molto strano. Yeah, come on and shake your time. This place is everything. Come on, I'll show you. Io adoro i miei due organetti. Devi amare quegli strumenti, perché sai quando parti e non sai mai se finisci il concerto, dopo spaccarsi una lamella, distaccarsi una saldatura. Concerti da dimenticare, sì. Ma non tantissimi. Sapete emozionarvi sul palco? Sì, sappiamo ancora emozionarci. Questo va bene. Mother, I want you. Fuck you, mamma! Parecchio tempo fa ho incontrato Robbie Krieger, è stato solo una strafima. E invece con Frank Lisciandro ho avuto modo di parlare con lui e è stato, penso, un incontro parecchio interessante. Lennon o McCartney? Lennon o McCartney? La maggioranza delle canzoni dei Doors veniva scritte da Morrison, anche se lui non sapeva leggere musica, non sapeva suonare bene nessuno strumento, però sapeva molto farsi capire, quindi la paura degli altri per le sue canzoni è stata quella di assecondarlo e costruirgli un arrangiamento che è favoloso. Il bel complimento che hai ricevuto da una donna come musicista. Che belle gambe che hai. Sembra che ce ne siamo dette di cose. Penso che abbiamo detto un po' di cose. Secondo me abbiamo parlato molto di più adesso. Quindi. Secondo me abbiamo parlato molto di più adesso di prima. Ma cosa che vorresti dire al batterista di Crystal Ship? Al batterista vorrei dirgli di passarmi qualche numero telefonico. Se mi cura su.
finita. In a prison.